Proprio non so cosa stia succedendo in questi giorni, ma è un periodo così pieno di confusione e di... non lo so. Ho dei video che avevo registrato, non li ho caricati, boh, vedrò di farlo dopo. Adesso, prima che faccia tanto caldo, perché è ritornato il caldo. Provo ad arrivare al supermercato che devo prendere delle cose e magari ci vediamo dopo, né? Mi sono fermata a un bar, mamma mia, non si può, c'è un'umidità mille. E stavo chiacchierando col titolare un po', però veramente un'umidità assurda. Vediamo un po'. Mi sembra Ernesto Calindiri quando faceva Cinar. L'amaro Cinar. Mi hanno accompagnato a casa, cioè il figlio del titolare del chioschetto mi ha accompagnato a casa. Perché non era pesantissima, sono andata alla Conad per beni essenziali. Cioè, io uso il mio porridge, prendo quello di natura, che costicchia anche senza glutine, è bio, è buonissimo, ma insomma, se uno pensa che quello della Lidl costa 59 centesimi e questo costa 3 euro e passa, vabbè, passa la paura. Poi ho preso la farina d'avena della Conad, che ho misto, lo mischio con altre farine a basso indice glicemico e questa è integrale. Mi faccio il pane, tant'è che l'avevo già fatto. Poi ho preso un po' di questa marmellata Hiro, è l'unica, un velo che uso per via degli zuccheri. Poi io uso un'altra bevanda che prendo alla Lidl, l'ho fatto scorta la settimana scorsa, ma questo ogni tanto il barista lo prendo a lavandola giusto per macchiare il caffè, il cappuccino, riesco a fare un po' di schiuma. Ma non era essenziale, poi ho preso la curcuma che consumo tanto quando faccio le piadine, le nocciole, il cremore di tartaro, perché non uso lievito, l'egolia. E questa è la tombola della gioielleria, che ne parlavo pure con le perle di Daphne, Ilenia. E questo parmigiano della Primareggio, comunque ho trovato anche un'altra cosa buona, senza conservanti, senza lattosio, ricco di calcio e proteine, solo che questa è una tombola, un pezzettino alla volta. E questo dovevo prendere. Ho un rossetto che è stata una bufala, non è che è stata una bufala, 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 bufala. Ho fatto le sopracciglia storte stamattina perché qualcuno aveva detto che era il dupe di Cheat Lip di Charlotte Tilbury, il classic, insomma. Questo è di Wet n Wild, ma è completamente rosato. Siccome lo stavo finendo, avevo la confezione piccola, oddio, come si chiama quello là, insomma. Charlotte Tilbury. E questo è di Wet n Wild, è più rosa che come quel colore lì. Insomma, riprendo fiato, vi lascio al video, credo. Perché è divertente, poi ne ho un altro, ma lo pubblicherò un po' più in là. E della mia spesa è tutto, vi passo al passato, dove ero più pimpante.
Oggi non siamo andate al mare perché era previsto tempo brutto, nuvolo, vento, cose varie. Per cui pomeriggio, avete visto? Pizzo. Siamo venuti a Pizzo con... Ciao, con Agnese. Con Agnese, leggenda. Ricorda. Vi ricordate come si chiama? Purtroppo. Perché tu non te la ricordi. Perché si chiama leggenda. Ma il problema grande, grandissimo è che questo posto, che è bellissimo, le origini, mia nonna paterna è di qua, è il posto dove si mangia la testa del pesce, io mangio la testa del pesce. Ma non c'hai un portacellulare qua? No, cara mia, che non è. Non una... c'hai un portacellulare? No, è una macchina così di corsa. È una macchina da corsa? Sì. Dove non si guarda cellulare, non si monta, solo si guida. Il tramonto c'è già stato, c'ho trilla ai miei piedi. Insomma, non siamo venuti al mare perché era previsto tempo bruttissimo e siamo venuti il pomeriggio 5 e mezza, 6, non mi ricordo più. Ma il discorso è, di che cosa mi hai fatto fare? Salite e discese, di che cosa mi hai fatto fare? Dillo che cosa. Bell'allenamento. Non si aspettava, ma dopo che sarà mangiato un gelato ci stava pure. Ah, ho fatto pure una cosa. Mi sono mangiato un gelato e ho detto che vada come vada. Per adesso, va bene, un gelato era frutti di bosco. No, ma non c'hai fiato ancora. Frutti di bosco e fior di latte. E fior di latte. Lo fate camminare tanto, eh? Uno era senza glutine. Uno era senza glutine, l'altro no, ma va bene così. Quindi vabbè, ste stradine dal parcheggio al... No, tu devi dare precedenza. Stronzo, stai fermo. Precedenza, bello mio. Le stradine per arrivare al centro storico, ovviamente il parcheggio, perché pochi saranno andati al mare. No, vabbè, non è un discorso che pochi saranno andati a mare. Comunque qua sempre è sempre così. Pieno, sì, cioè, sempre qui pieno. È sempre traffico, pochi parcheggi, pochi quindi... Parcheggi. No, ma poi è un borgo, per forza di cose. Quindi, per andare su al centro, su o giù al centro, come funziona? Al centro. Al centro. Noi siamo saliti insomma, su. Ah, noi siamo andati perché su. Perché siamo guardate dal qui. Parcheggio. Vabbè, insomma, si vede ben poco. E quindi, però il vizio mio che ho è quello di camminare veloce. Cioè all'andata abbiamo fatto le scalinate e va bene. Ma al ritorno... A stomaco vuoto però. A stomaco vuoto. Poi ci siamo fatti che era mezzo chilo di gelato. Appunto! A scenderlo c'era. Così non c'è problema di cenere, di cenere, di cena. Al ritorno abbiamo fatto, invece di fare le scale, le tante scale che ci sono per scendere sulla strada che poi porta a parcheggio, abbiamo fatto la strada serpentina un po'. Con Trilla in braccio che gliel'ho mollata a lei, ovviamente. Tutto. Sennò... Pure la busta senza marciapiedi, senza marciapiedi, con le macchine che ci rasavano il culo. e io sì. Che c'ho sto vizio benedetto che cammino veloce, vedi il mare è agitato laggiù. Sì, sì. E quindi mi affatico di più. Fooding, poi respirando con la bocca, per via che sto naso è in queste condizioni, quindi la povera Trilla ai miei piedi e sta ballando perché ci sono delle curve, come potete notare, perché ci sono in corso, perché poi ci sarebbe l'autostrada per Pizzo, no? Ma noi sì, abbiamo fatto la statale, la che è più bella. Dopo, sì, vabbè, ma la invochi. Comunque, dopo. Tanto vi dovevamo, magari ci vediamo domattina, ok?
saluta. Ciao. Si è educato. Baci e abbracci a tutti. Scusa, e non che devo guardare la non strada. Non ruttare.